La via di fuga in Mediterraneo, la salvezza in Italia. Jonathan, 32 anni, lascia l'Etiopia per cercare un paese di libertà. Paga il suo sogno con lo strazio delle violenze. Lampedusa, Basilicata, Roma. Terminato il tempo di permanenza nello SPRAR, la Caritas di Roma non lo lascia in mezzo alla strada. Lo reinserisce nel circuito ordinario dell'accoglienza. All'ostello di via Marsala, Jonathan trova un posto dove passare la notte. Come lui, tante persone, italiane e straniere, che precipitate nell'indigenza, un tetto non ce l'hanno più. Il lavoro non è tutti i giorni ci si trova, due volte, tre volte a settimana ti pagano poco, così non posso pagare, faccio trasporti, traslochi così, meglio stare qua, però che no, qua niente, non c'ho nessun amico qua, tutti che conoscevo prima sono andati in Nord Europa. Il futuro lo vede semplicemente così. Avere una famiglia, una casa, un lavoro, basta. Al calar della sera nell'ostello della Caritas di Roma c'è un gran movimento. C'è chi chiede un pasto caldo, chi un posto letto, chi viene per farsi una doccia, chi per le cure, chi per tagliarsi i capelli. 8.000 senza fissa dimora nella capitale, tanti sono. Non è solo un numero. In questo luogo di accoglienza e di umanità se ne percepisce l'entità. Gli operatori e i volontari che vi lavorano si danno un gran da fare per dare ascolto a ciascuno, perché qui nessuno è escluso. Noi non riusciremmo a fare quello che facciamo senza l'apporto di centinaia di volontari che ogni giorno ci danno una mano. Abbiamo visto questa disponibilità e questa voglia di mettersi anche in gioco anche ultimamente con quella che noi chiamiamo emergenza freddo, che qualcuno ha portato coperte, sacchi a pelo, qualcuno ha chiesto di venire anche con noi la sera a fare questo tipo di esperienza. Credo che questo sia poi anche lo spirito che muove comunque tutti i servizi Caritas, cioè essere anche un segno all'interno della città e della comunità. Alle 8.30 ogni sera comincia il tour in città. La strada è sicuramente un mondo veramente parallelo. Sono persone che hanno bisogno di instaurare con noi operatori, volontari, un rapporto comunque di fiducia, andandoci comunque costantemente, ricordandosi di quella persona, portando una coperta, un tè caldo, sicuramente si possono creare le basi anche per un inserimento in una struttura di accoglienza. Alle spalle della dolce vita incontriamo Boris, vive da anni sul marciapiede, rifiuta un riparo, ma la costanza degli operatori Caritas abbatte un muro, accetta almeno l'igiene. Molto. Mi aiuta Caritas di Roma. Luana è stata oggi qui. Che domani vado a fare dolce. Vengono con macchina, mi portano. Il fatto di essere un etilista cronico lo porta comunque a ritornare per strada, a rifiutare ogni forma di accoglienza in un posto assolutamente più dignitoso di questo. Cerchi di arrivare fino a dove loro ti consentono di arrivare, quindi già in questi casi, appunto, di queste condizioni, già il fatto di riuscire a fargli fare una doccia una volta a settimana come impegno fisso è già un grande traguardo. Storie di esistenza ai margini. Ricordando Papa Francesco, la povertà nella carne di un uomo, di una donna, di un bambino, ci interpella. Perlomeno interpella chi non si volta dall'altra parte, ma sceglie di dare una mano agli ultimi come impegno quotidiano. Ascolto, vicinanza, attenzione. Cioè è la prima cosa. Chiedono di raccontare la propria storia e che qualcuno stia lì ad ascoltarla e sia interessato.